Ciao ragazzi, nonostante oramai ci sono circa 10.000 studenti che applicano il nostro metodo e che ottengono risultati straordinari all'università, c'è ancora qualche idiota che pensa: no, ma il metodo di studio è soggettivo, no, ma se c'è un metodo valido lo insegniamo alla scuola, no, ma per andare bene all'università devi solo studiare tanto, tantissimo, troppo. Ma la più bella, quella che mi fa incazzare di più, è: no, ma solo gli sfigati hanno bisogno del metodo di studio. Allora io ora voglio capire un po' come cazzo ragionate. Perché? In un mondo di universitari di merda, chiusi a casa a studiare la mattina alla sera, con gli evidenziatori nei capelli, ci sono i nostri studenti che preparano gli esami anche in un giorno prendendo 30 lode, e questi sarebbero gli sfigati. Altri sfigatissimi sono i nostri studenti che hanno partecipato al campionato di memoria universitaria e hanno fatto delle cose come memorizzare 20 articoli in 5 minuti, o 30 grafici in 5 minuti, o 13 formule matematiche in 5 minuti, oppure c'è il record delle formule chimiche di 24 formule chimiche in 5 minuti. E questi sono gli altri sfigati. Mi viene il dubbio che gli sfigati non stanno su questa pagina, ma secondo me gli sfigati sono quelli che invece di pensare alla propria situazione si mettono a sminuire i risultati degli altri, dicendo che gli altri sono sfigati. Se rientri in questa categoria mi dispiace, ma sei un perdente. E lo sai qual è il vero problema? Che l'Italia sarà in mano a questi universitari di merda, che invece di pensare a laurearsi il prima possibile passano il tempo parcheggiati all'università perché la realtà è che non vogliono lavorare, la realtà è che è bello stare a carico dei genitori. E poi che fanno? Invece di capire come studiare meglio iniziano a puntare il dito contro il professore, contro la sfiga, contro l'assistente e continuano a ripetere: no, io vado a dare l'esame solo quando sono veramente pronto, e poi non ci vanno mai, e la laurea si fa sempre più lontana e accumuli esami come se non ci fosse un domani. La verità è che questa gente non ha uno scopo, a questa gente non gliene frega né del metodo di studio né dei risultati, gliene frega solo di perdere il tempo perché non sanno che cazzo fare, sono solo dei bambini viziati che stanno lì, stanno a carico dei genitori, si lamentano e non fanno un cazzo per migliorare la propria situazione. Se pensi che una persona che si vuole migliorare allora è uno sfigato, allora non combinerai mai un cazzo nella vita e l'hai deciso tu. Se invece stai combattendo veramente per il tuo sogno, perché magari vuoi portare qualcosa di buono in questo mondo, allora hai tutta la mia stima e rientri tra quelle persone di successo che faranno la differenza in questo mondo. È quel chirurgo che ti cura invece di farti una diagnosi sbagliata, è quell'avvocato che ti difende invece di fare la causa contro i tuoi interessi. E io sono dalla tua parte. Ci siamo capiti? Ciao.